Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una penna Kingston Data Traveler 102 da 2 GB. Rispetto ai modelli aggiornati che abbiamo fatto nei giorni passati, ossia il modello da 256 GB 2.0 e il modello da 64 GB 3.0, questo modello è dalla parte opposta della gamma Kingston. Non è un top level, non è un punto di riferimento verso l'alto, ma è l'entry level. Quindi in pratica la penna più semplice della gamma Kingston. Siccome eravamo curiosi effettivamente di vedere come funzionava anche il fondo scala della gamma Kingston, realizziamo questo video dove vi facciamo vedere il benchmark assolutamente di tutto rispetto. Consideriamo che la pennettina in questione ha connettività 2.0, come potete vedere, quindi è compatibile, abbiamo mostrato anche con cellulari che supportano l'USB on the go, come il C601 di Nokia, è compatibile con tutti i sistemi dotati poi di USB, quindi in sostanza tutti i computer, e le prestazioni in lettura e scrittura sono comunque buone, nonostante ci troviamo di fronte all'entry level della gamma Kingston. Eccoci qui, abbiamo ovviamente salvato i benchmark che avevamo in precedenza realizzato, non li realizziamo in diretta. Come software abbiamo utilizzato HDTune 2.55 e Atto Disk Benchmark. Il primo ci serve per leggere con buona precisione le velocità in access time. Come vedete il risultato è 0.4 millisecondi, quindi è meno di mezzo millisecondo per una penna che è l'esemplare Easy della gamma Kingston, trovo sia un valore davvero rispettabile. Considerate che può essere tranquillamente paragonata a penne ben più costose. Per quanto riguarda la capacità in lettura e scrittura, ricordo che essendo dotata di utility USB 2.0 può essere poi anche letta e scritta da computer con porte più avanzate del tipo USB 3.0. Atto Disk Benchmark che abbiamo utilizzato per vedere le capacità in lettura e scrittura. Il programma ci avverte che la pennetta al momento non è collegata, ed è corretto. Noi avevamo salvato il benchmark poiché non ci andava certo di realizzarlo in diretta, volevamo accorciare il più possibile il video. Come potete vedere, nella colonna in lettura abbiamo valori che si attestano sui 20 MB al secondo, mentre per quanto riguarda la colonna in scrittura abbiamo valori che si attestano sui 10 MB e mezzo megabyte al secondo in scrittura, quindi in pratica abbiamo una lettura scrittura sì, di 20 megabyte e 10 megabyte abbondanti al secondo, pertanto anche come lettura scrittura è assolutamente degna di nota. In ogni caso considerate che il costo di questa pennetta è davvero molto basso, pertanto insomma non andrà a saturarvi la banda dell'USB 2.0, tuttavia considerate che con solo 2 GB di spazio a disposizione su questa pennetta, anche andare a scrivere molto più velocemente avrebbe tutto sommato significato avere memorie molto più costose che per uno spazio così limitato non avrebbe avuto senso installare da parte di Kingston. Pertanto la consiglio a chi ha bisogno di spostare pochi file o anche a chi ha bisogno di una pennetta poco costosa e facilmente tascabile, la consiglio assolutamente. La recensione termina qui, la penna Easy non ha altre caratteristiche che vi riusciamo a mostrare, è molto semplice, tuttavia il suo sporco lavoro lo fa bene. Intanto vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale così da non perdere i prossimi focus che realizziamo per voi. Ci vediamo, a presto, un saluto da Giuseppe Ragozzino.